Siamo qui per presentare quelle che sono alcune linee guida sul turismo e la cultura, in base soprattutto ad alcune scelte che sono state adottate nelle due ultime, riunioni di giunta. Mi piace sottolineare questo perché sono state appunto delle decisioni prese insieme a tutti gli assessori e al Presidente della Regione e che vogliono segnare anche un modo di lavorare in cui gli assessorati in qualche modo sono sensibili al tema della necessità di collaborare per definire alcuni obiettivi. Vorrei partire da un dato, tra appunto metà del 2020 e questi mesi del 21. La Regione ha erogato oltre 310 milioni di euro per la valorizzazione della cultura e del turismo. È una cifra importante, è una cifra che vuole sottolineare come la Regione sia sensibile da una parte alle priorità del mondo culturale in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo della pandemia e da cui speriamo di poter uscire al più presto, e dall'altra dell'intera filiera del mondo del turismo. E con me ci sono il direttore del Dipartimento Aldo Patruno e il commissario di Puglia Promozione Renato Grelle. Proveremo a esaminare questi provvedimenti adottati e proveremo anche a sottolineare quelle che sono poi le linee guida, che hanno dato origine a questi provvedimenti. È un momento in cui siamo convinti che occorra disegnare, quelle che sono le strategie rispetto soprattutto al turismo. Vorremmo affrontarlo da tre punti di vista che coincidono con quello che è un programma di lavoro. Il primo, la ripartenza di quest'estate, che sarà una ripartenza che avrà alcune, linee guida, che saranno la sicurezza, l'accoglienza e l'opportunità da dare a tutti i viaggiatori che verranno in Puglia, e che siamo convinti saranno moltissimi, di vivere una vacanza che in qualche modo consenta a tutti loro di apprezzare le caratteristiche del nostro territorio, ma anche, come dire, di superare questo momento difficile, anche psicologico, che la pandemia ha in qualche misura costretto tutti noi a vivere. E ci sono alcune scelte che abbiamo adottato che vengono incontro ad alcune certezze. La prima è quella del valore della piccola e media impresa nella nostra regione, che è un'impresa appunto che ha saputo reagire alle difficoltà della pandemia, ha saputo utilizzare questo periodo non solo per progettare la ripartenza, ma anche per rafforzare la sua presenza. Di questo siamo convinti perché in qualche momento credo tutto il paese ha in qualche misura vissuto quella che è stata una vera e propria emergenza, un'emergenza che ha avuto ricadute non solo sulla produttività, ma anche sul pericolo di mettere in discussione i posti di lavoro. E quindi sono tutte valutazioni che abbiamo fatto e che in qualche modo, con i provvedimenti presi hanno voluto dare delle risposte. Il valore, del lavoro è al centro delle nostre attenzioni. Crediamo che nei prossimi anni, e questo, come dire, sarà un impegno di medio-lungo periodo, dovremo destinare non solo risorse, ma anche importanti scelte a quella che sarà la formazione nel campo della cultura e del turismo. Sarà una formazione che ci permetterà di lavorare sempre di più sul valore della qualità, che è uno di quei valori che consentiranno alla nostra regione di, in qualche misura, di confrontarsi con quelle che sono le sfide principali della contemporaneità. Vorremmo da qui, appunto, all'estate mettere in piedi una serie di scelte di marketing che permettano di aggiungere a quella che è una delle motivazioni principali del perché appunto un viaggiatore sceglie la nostra regione, che è quella appunto di un turismo balneare che valorizza gli oltre 800 km di costa del nostro territorio,
con quelle che sono appunto le possibilità di un turismo culturale. Il Valletta in questo senso una delle delibere dedicate alla valorizzazione dei borghi del turismo religioso, va inteso in questo modo gli enormi sforzi che sono stati fatti per la valorizzazione dei beni ecclesiastici, un turismo lento, che è un turismo che in qualche misura consentirà di riscoprire e di scoprire, per chi non lo avesse già fatto, quelle che sono le straordinarie realtà culturali della nostra regione. E tutto questo sarà accompagnato da un forte lavoro di comunicazione, la cui pianificazione è ovviamente già iniziata e che vedrà, con la metà di giugno, la messa in opera di alcune, forme comunicative che daranno il senso di quanto crediamo che sia importante, una vera e propria svolta che dobbiamo mettere in campo. Dicevo, per far questo occorre sottolineare sempre l'attenzione verso la sicurezza dei nostri cittadini, che in qualche misura, dovranno avvertire la possibilità di vivere con serenità, appunto, le loro vacanze. In questo è inutile che io sottolinei come il lavoro con l'assessorato alla sanità è un lavoro quotidiano, proprio perché, a differenza dello scorso anno, la variabile vaccini potrà e dovrà avere un enorme peso in quelle che saranno le scelte che andremo a fare. E in questo senso, credo che la capacità di definire una green card così definita per il turismo sarà quanto mai importante. Ringrazio i colleghi della maggioranza e dell'opposizione per aver sottolineato la necessità e l'urgenza di questo strumento. E anche su questo ci stiamo misurando con gli altri assessorati, convinti che tutto questo possa aiutare la ripartenza non solo della nostra regione, ma dell'intero paese. E lascerei ad Aldo Patruno, direttore del Dipartimento, di illustrarci le delibere che sono state adottate lunedì scorso e ieri lunedì. Quelle di ieri hanno riguardato il mondo del cinema, l'industria del cinema, sono anch'esse importanti. Mi piace dire che molte di queste delibere seguono da vicino quello che è il percorso di approvazione del piano europeo di ripartenza. Penso ai borghi, penso appunto all'industria del cinema, penso ad alcuni provvedimenti sul turismo e in qualche misura questo è perché la nostra regione crede fortemente nell'importanza di in qualche modo avere un comportamento dialettico con quelle che sono le scelte del governo rispetto alle opportunità che l'Europa ha dato al nostro paese. Darei quindi la parola ad Aldo Patruno. Grazie, grazie Assessore. Nell'ambito di questa strategia illustrata dall'Assessore, la prima esigenza che la Giunta continua a perseguire è quella di custodire il sistema, diciamo, delle imprese e della cultura, dell'industria culturale e creativa di questa regione e quindi il lavoro e l'occupazione che ne deriva. Da questo punto di vista, come è noto, a partire da ottobre dello scorso anno, era stata messa in campo una misura importante, custodiamo il turismo e custodiamo la cultura, assegnata alla gestione di Puglia Promozione, l'Agenzia Regionale del Turismo, che in questi giorni ha completato l'istruttoria, la valutazione e l'assegnazione delle sovvenzioni per circa 18 milioni di euro. Quindi prima di entrare nel merito della seconda tranche di queste misure di custodia, che riguarderanno ancora una volta e un perimetro assai più ampio l'industria, la piccola e media impresa del turismo e della cultura, darei la parola al commissario che dal momento del suo insediamento a marzo qualche mese fa ha seguito tutta la fase, diciamo, di chiusura della prima tranche di azioni di sostegno e di ristoro e oggi può annunciare la chiusura sostanzialmente di questa fase sulla base della quale possiamo attivare la seconda tranche di interventi. Grazie Aldo, buongiorno. Sì, in effetti abbiamo dei numeri aggiornati a ieri che ci dicono che complessivamente delle 630 imprese ammesse per l'avviso Custodiamo il Turismo restano da erogare sovvenzioni solo a 29 imprese che hanno al momento un DURC irregolare ma in fase di soluzione. Questa situazione, per quanto riguarda l'avviso Custodiamo la Cultura,
sono state ammesse complessivamente 267 domande per un importo complessivo di oltre 14 milioni per l'avviso turismo e circa 3 milioni e 925 mila euro per l'avviso cultura. Naturalmente l'agenzia è al lavoro per il nuovo avviso e anche dal punto di vista tecnico stiamo già lavorando perché ci sia la possibilità di mettere in campo questo strumento indispensabile sin dal mese di giugno e ci auguriamo che questo lavoro preventivo ci consenta di essere tempestivi e andando incontro alle esigenze delle imprese che necessitano questo sistema. Grazie Renato. Quindi sulla base di questo lavoro svolto in pochi mesi da Puglia Promozione, la Giunta ha dato mandato ad investire le risorse disponibili in questa fase per l'attivazione di misure non di ristoro ma di sostegno, perché le nuove misure sono slegate, come era in precedenza, dalla compensazione dei costi fissi comunque sostenuti dalle imprese a fronte di perdite di fatturato, per andare invece in una direzione in cui si tiene conto solo della perdita di fatturato, in modo che la sovvenzione, quindi non più il ristoro, possa essere utilizzato non soltanto a compensazione dei costi fissi, laddove comunque sostenuti, ma anche per attività di ripartenza. In questo senso gli avvisi saranno due, come è stato già nella precedente tornata. Per quanto concerne il turismo, quindi le piccole e medie imprese del turismo, la dotazione finanziaria messa a disposizione è pari a 26 milioni. La dotazione è a valere sul POR FES Puglia 14-20, in particolare sull'azione 3.3, quella relativa per l'appunto alle piccole e medie imprese del turismo. Il quadro normativo di riferimento è quello aggiornato da ultimo all'approvazione da parte della Commissione europea il 9 di aprile del 2021 della notifica ombrello, la cosiddetta notifica ombrello che lo Stato italiano ha presentato alla Commissione per proseguire nell'erogazione degli aiuti straordinari sotto appunto l'ombrello del quadro temporaneo di aiuti approvato dalla Commissione europea all'inizio della pandemia. Uno strumento straordinariamente importante che ha consentito di agevolare sia in termini di velocità che di semplificazione amministrativa, oltre che di cumulo di aiuti, uno strumento che è risultato essenziale sia a livello statale che a livello regionale. Tra le novità importanti dell'avviso Custodiamo Turismo 2.0 c'è sicuramente l'ampliamento dei codici Ateco afferenti alle imprese, alle piccole e medie imprese che potranno accedere alle sovvenzioni. Oltre ai soggetti che erano stati già individuati nella precedente tornata, mi riferisco agli alberghi, alle strutture assimilate, ai villaggi turistici, ai campeggi, agli stabilimenti termali, agli ostelli, affittacamere, case vacanze, B&B e residence, quindi tutto l'ambito extraalberghiero, le agenzie viaggi, i tour operator. Abbiamo ritenuto ad esito di un approfondito confronto con le associazioni di categoria e con gli operatori del settore profondamente colpiti dalla pandemia di aggiungere alcuni codici Ateco strategici per completare la filiera del turismo allargata. In questo senso abbiamo inserito i codici relativi al catering per eventi, al banqueting, dentro il quale è possibile ricomprendere le sale ricevimento che afferiscono all'importantissimo e fondamentale settore dei matrimoni che caratterizza in maniera specifica l'offerta turistica pugliese rispetto ad altre regioni, rispetto all'Europa. I codici relativi ai trasporti, alle attività di trasporto funzionali per connettere poi le località ricettive, i luoghi della ricettività con i turisti che arrivano attraverso i treni o gli aerei, e ci riferiamo ai codici Ateco relativi al noleggio con conducenti e ai taxi, oltre che ai bus turistici. È confermata l'organizzazione di convegni e fiere e tutta una serie di altri codici relativi ad altri servizi di prenotazione e assistenza turistica. Importante invece l'inserimento del codice Ateco relativo alle attività guide e accompagnatori turistici, e su questo voglio sottolineare che facciamo sempre riferimento alle piccole e medie imprese che di queste attività si occupano, il che ci porta a dire che ovviamente questo intervento non risolve il grande tema del sostegno alle guide turistiche, che per la gran parte sono professionisti a partita IVA, ma comunque affronta un tema nel quale una componente è presente nel sistema delle piccole e medie imprese. Infine, aggiunto anche il codice Ateco organizzazione di feste e cerimonie, che va a completare il quadro relativo al wedding, ricomprendendo per esempio i wedding planner.
Ecco, questi codici Ateco vengono ripartiti con alcuni massimali relativi alle sovvenzioni che sono stati significativamente incrementati. Tutta la parte core, diciamo, del settore, mi riferisco alla parte ricettiva, gli stabilimenti termali e appunto il catering e banqueting, le sale di ricevimenti, può ottenere sovvenzioni fino a un massimo di 150.000 euro. C'è una fascia intermedia che invece può arrivare fino a 65.000 euro e l'ultima fascia a 30.000. In precedenza erano 80, 35 e 20, quindi l'incremento è assai significativo. Ma ancora più significativa è la semplificazione della procedura di calcolo delle sovvenzioni, dal momento che essa sarà determinata semplicemente sulla base di un confronto tra i fatturati e i corrispettivi prodotti nel periodo tra il 1 settembre 2019 e il 31 gennaio 2020, quindi consecutivo al periodo febbraio-agosto che già avevamo coperto con le precedenti misure, e il fatturato e i corrispettivi generati, o ahimè non generati, nel periodo tra il 1 settembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Questo genererà evidentemente un gap in termini di mancato fatturato e corrispettivi, e su questo gap in valore assoluto verrà calcolata in percentuale la sovvenzione. Sono state definite una serie di fasce diciamo, percentuali per l'appunto in relazione al gap registrato. Se il gap giunge sino a 40.000 euro sarà possibile ottenere una sovvenzione pari al 60, dal 55 al 65% del gap stesso, in ragione anche del diverso dimensionamento occupazionale delle imprese, fino a 3 o superiore a 3 ULA, unità lavorative annuali, a seconda che si sia al di sotto o al di sopra di questo parametro, si potrà ottenere un 5% in più o in meno. È previsto anche un 5% in più o in meno nei confronti di quelle piccole e medie imprese che, pur in possesso dei requisiti soggettivi previsti nel precedente avviso, tuttavia non avevano potuto partecipare perché non in grado di attestare fatturato. Ci riferiamo in particolare a quei soggetti che magari proprio sulla base di finanziamenti regionali, su fondi strutturali, nel 2019 hanno svolto lavori di restauro, ristrutturazione, recupero o investimenti che evidentemente non hanno consentito lo svolgimento delle attività. E così per le altre fasce, diciamo, di fatturato, oltre i 40.000 e fino ai 90.000 la percentuale calcolata tra il 50 e il 60%, oltre i 90.000 si andrà dal 45% al 55%. Quindi percentuali abbastanza consistenti e significative con i massimali di cui parlavo poc'anzi. Dal punto di vista procedurale si è provato a semplificare ulteriormente le modalità di accesso alle sovvenzioni. La partecipazione avverrà esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma Custodiamo Turismo e Cultura in Puglia, attiva e che rimarrà attiva anche per la gestione, come dire, della fase precedente. La procedura è una procedura tipicamente automatica, quindi la sovvenzione sarà erogata sulla base, secondo l'ordine di trasmissione e fino evidentemente a concorrenza delle risorse stanziate. Altro aspetto estremamente importante, differenza rispetto alla precedente misura, non saranno necessarie asseverazioni da parte di professionisti, consulenti del lavoro piuttosto che commercialisti, ma sarà sufficiente l'autodichiarazione del rappresentante legale della piccola e media impresa istante. Questo per quanto concerne il turismo. Per quanto concerne la cultura, la misura è abbastanza diversa in ragione evidentemente della differente natura e della differente struttura di impresa delle piccole e medie imprese che afferiscono a questo settore. Dal punto di vista della dotazione, stiamo parlando di una dotazione di 6 milioni di euro, ovviamente è una dotazione più piccola rispetto a quella del turismo, perché come diceva l'assessore sono state messe in campo e saranno messe in campo tutta una serie di altre misure di sostegno al settore dell'industria culturale e creativa che non vi sono nel settore turistico. Quindi 6 milioni a valere questa volta sull'azione 3.4 del FESR, che è l'azione appunto a favore dell'industria culturale, creativa e del turismo. Il quadro ovviamente di riferimento normativo, il presupposto normativo è sempre il temporary framework come già rappresentato. I codici Ateco iniziali vengono evidentemente tutti confermati, qui la lista è molto lunga. Mi soffermo velocemente sui codici aggiuntivi che vanno sostanzialmente a coprire l'intera filiera.
ci riferiamo sostanzialmente alle edizioni di rivisti e riviste periodici, all'altra stampa, la registrazione sonora e le edizioni musicali, le trasmissioni radiofoniche e televisive che non erano previste, le attività di design specializzate, tutte le attività di formazione culturale, i corsi di danza, ogni altra forma di formazione culturale. Abbiamo introdotto le discoteche, le sale da ballo, nei club e simili, comunque costretti a una chiusura forzata nell'ultimo anno e più. E infine le attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi, la coltivazione di hobby, dentro le quali per esempio sono incluse le attività che i planetari svolgono sul territorio regionale. Il meccanismo è esattamente lo stesso dal punto di vista del calcolo della sovvenzione, quindi differenza gap di fatturati corrispettivi, periodi diversi in questo caso, mentre nel turismo consideravamo settembre-gennaio, in questo caso partiamo da ottobre perché le disposizioni normative in materia di chiusure, richiusure di teatri, cinema, musei e così via dicendo, sono intervenute col DPCM dell'ottobre 2020. Dal punto di vista della modalità di calcolo, diciamo, il parametro qui ci sono alcune differenze, nel senso che il gap registrato viene articolato in maniera più spalmata, quindi si va da un gap fino a 15.000 euro, andando su fino a oltre 150.000 euro. Anche qui nel calcolo interviene il dimensionamento occupazionale fino a 2 ULA, oltre 2 ULA, con una differenza come sempre del 5%. Viene introdotta una premialità del 10% nei confronti dei soggetti gestori di sale teatrali e cinematografiche in ragione dell'assoluta chiusura di queste strutture. Peraltro in questo modo evitiamo di moltiplicare le misure di sostegno al settore, come era stato l'anno scorso, presi diciamo dall'emergenza, per concentrare in questa unica misura tutte le iniziative e tutte le misure di sostegno e di ristoro. Ci sono delle specificità di questo avviso estremamente importanti, per esempio è prevista un ammontare minimo della sovvenzione, quindi perlomeno saranno riconosciuti 3.000 euro ai soggetti istanti, alle piccole e medie imprese istanti, che è una dotazione che per la natura del settore ha un suo valore, così come dal punto di vista dei massimali, il massimale è fissato in 150.000 euro per la fascia diciamo di gap di fatturato più alto, ma potrà essere elevato a 180.000 euro per quelle stesse piccole e medie imprese che non hanno potuto partecipare al precedente avviso per le ragioni di cui dicevo prima, cioè lo svolgimento di lavori, investimenti che hanno visto chiuse le strutture nel 2000 e per tutto il 2019. C'è un ulteriore elemento che tiene conto appunto della difficoltà e della fragilità del settore: la sovvenzione minima di 3.000 euro sarà riconosciuta anche a quei soggetti che non sono in grado di attestare un gap di fatturato per tante ragioni, o per le quali il gap di fatturato è pari a zero, o per le quali addirittura il gap di fatturato è negativo, cioè il fatturato corrispettivo è stato maggiore per non oltre 5.000 euro nel 2020-21 rispetto al 19-20, perché comunque queste imprese hanno e si porteranno dietro anche con la riapertura dei pesi, per esempio tutti i voucher legati appunto al rimborso degli abbonamenti che di cui in qualche maniera bisognerà tener conto, perché in parte gli incassi non interverranno anche al momento della riapertura. Un elemento estremamente importante: i soggetti FUS, i 35 soggetti FUS, cioè i soggetti beneficiari del Fondo Unico dello Spettacolo, i fondi erogati dal Ministero ai soggetti dello spettacolo dal vivo più rilevanti, cofinanziati regolarmente dalla Puglia già nell'anno tragico 2020 e rifinanziati quest'anno secondo l'orientamento ministeriale, quindi con un 65% che verrà erogato subito in anticipazione, un saldo a marzo del 2022, questi soggetti già finanziati appunto con la delibera 638 del 19 aprile potranno accedere a questa misura, ma ove ottengano la sovvenzione dovranno scegliere tra l'una e l'altra misura per evitare di raddoppiare le risorse e quindi di favorire troppo alcuni soggetti rispetto ad altri. Questo è il quadro diciamo del primo asse di cui l'assessore parlava, che è quello delle sovvenzioni. Ripeto, non più ristori ma sovvenzioni, perché queste risorse potranno essere utilizzate per tutte le finalità che le piccole e medie imprese aggiudicatarie della sovvenzione riterranno di utilizzarle. Il pacchetto si compone poi di altre due componenti che abbiamo chiamato semplificazione e programmazione. La semplificazione, come ho provato a riassumere, è contenuta anche nelle misure di sostegno.
ma in realtà sono contenute in una delibera ad hoc che attiene a tutti i bandi aperti in materia di spettacolo dal vivo e attività culturali, dal 2019 in poi. Infatti le proroghe che si sono rese necessarie in ragione della pandemia hanno costretto molte delle imprese finanziate o delle associazioni finanziate, stiamo parlando di centinaia e centinaia di soggetti, oltre 350, a chiedere alla Regione una proroga dei termini per lo svolgimento delle attività e soprattutto per la rendicontazione delle attività svolte, ove svolte. Quindi con questo intervento noi proroghiamo, sulla base ovviamente delle istanze dei soggetti che lo richiederanno, al 31 per 8 mesi e comunque non oltre il 31 marzo del 2022 tutte le attività fino alla rendicontazione previste, assegnate e finanziate, ma soprattutto per chi invece le attività ha avuto il coraggio di svolgerle, la forza di svolgerle, prevederemo una modalità intermedia di liquidazione non prevista dagli attuali contratti che in qualche maniera consentirà di immediatamente pagare, liquidare le spese sostenute così da assicurare ulteriore liquidità. E questo per quanto riguarda la semplificazione. Ovviamente tutto questo avverrà come al solito in autocertificazione, che è lo strumento ormai diffusamente applicato a tutte le misure precedenti, in essere e future. Tengo ovviamente a sottolineare che le autocertificazioni sono certamente una semplificazione, ma sono anche un'assunzione di responsabilità da parte dei beneficiari, perché ove in autocertificazioni vengano prodotte dichiarazioni non corrispondenti alla realtà, questo determinerà, oltre alle conseguenze previste dalla legge sul piano penale, anche evidentemente la revoca totale del finanziamento erogato. Le verifiche avverranno evidentemente a campione, come previsto dal DPR 445, ma le conseguenze saranno significative ove non si sia attestata la verità dei fatti. Questa è la fase, diciamo, di semplificazione. Dal punto di vista della programmazione, le attività invece sono tante, numerose, ma tutte ispirate da quella strategia che l'assessore illustrava poco fa. Innanzitutto siamo intervenuti sui comuni, che chiaramente nella fase clou della emergenza sono stati messi da parte, perché ci siamo concentrati sulle imprese e sul lavoro, come si diceva. In questo caso ritorniamo a sostenere i comuni, sempre evidentemente a servizio degli operatori sul territorio, con una misura che nella sua definizione contiene gli obiettivi, la promozione integrata del territorio attraverso la valorizzazione di tratti identitari. Tra i tratti identitari abbiamo integrato da un lato il riferimento ai comuni medio-piccoli, i borghi di cui parlava l'assessore, dall'altro attività che hanno storicamente caratterizzato, soprattutto in questa regione, l'attività dei borghi, dei comuni più piccoli. Ci riferiamo alle luminarie, ci riferiamo alle bande da giro, ai fuochi, alle feste patronali, le sagre, che non sappiamo ancora quando, se e in che modo potranno tenersi, però con questo milione di euro noi consentiamo ai comuni di in ogni caso realizzare durante la stagione estiva ciò che da sempre attira e caratterizza l'immagine della Puglia, la realizzazione di un'installazione luminosa attraverso le luminarie o dei fuochi. La tradizione dei fuochi è una tradizione antica che peraltro punteggia tutto l'anno le feste patronali del nostro territorio, e soprattutto le bande da giro, che rappresentano l'espressione musicale più tipica e più identitaria, direi unica, del territorio pugliese. Ecco, in una operazione congiunta tra il Teatro Pubblico Pugliese, che si occuperà di coordinare le attività dei comuni e degli operatori di Puglia Promozione, che si incaricherà di promuovere, perché tutte queste attività genereranno degli output che saranno utilizzati anche ai fini delle campagne di comunicazione e promozione, riteniamo di mettere insieme una serie di istanze e di esigenze con un finanziamento di un milione di euro, che non è straordinariamente grande, ma non è neanche straordinariamente piccolo, in una condizione nella quale i comuni oggi vedono i propri bilanci completamente azzerati dall'emergenza sanitaria e di protezione civile, non potendo evidentemente destinare risorse alla cultura e allo spettacolo, seppur in queste dimensioni così piccole. In questa linea si muove anche l'attuazione dell'articolo 7 della legge di bilancio 2021, che ha previsto 300.000 euro a sostegno del patrimonio UNESCO regionale. In questo caso, con la delibera approvata, abbiamo definito delle linee guida molto semplici sulla base delle quali i comuni interessati, e ci riferiamo a Monte Sant'Angelo per quanto riguarda il patrimonio UNESCO seriale, Grotta dell'Arcangelo e Faggeta Vetusta del Gargano, la foresta umbra, il comune di Andria con il Castel del Monte e il comune di Alberobello con i trulli di Alberobello,
potranno presentare in maniera molto rapida e molto veloce una scheda progetto evidenziando tutti gli interventi che intendono realizzare, peraltro ricorrono quest'anno una serie di anniversari dal riconoscimento, mi riferisco ad Alberobello, ma anche diciamo a Monte Sant'Angelo, potranno realizzare una serie di attività promozionali e di valorizzazione del patrimonio UNESCO, anch'essi alfieri della fase di ripartenza sui quali puntare per segnalare la forza del patrimonio materiale e immateriale culturale pugliese. Infine, abbiamo, questa è una misura non finanziaria, ma estremamente importante anche per le implicazioni finanziarie che può avere. Siamo intervenuti nel modificare una serie di norme regionali, di regolamenti regionali afferenti al riconoscimento ai comuni pugliesi della qualifica di comuni a economia prevalentemente turistica e città d'arte, che come noto a livello normativo è condizione per l'adozione della imposta di soggiorno. È evidente che il riconoscimento di questo requisito afferisce a parametri che, assunto a riferimento il 2020, altererebbero completamente il riconoscimento a tutti i comuni pugliesi di questa qualifica, e quindi abbiamo ritenuto in questo momento di sospendere la valutazione a parametri assolutamente alterati rispetto alla ordinarietà, conservando il riferimento ai parametri del 2019 e allargando al quinquennio anziché al triennio la revisione dell'elenco, che comunque riprenderà il momento nel quale, dopo una volta dichiarata la cessazione dell'emergenza pandemica, tornerà nella sua ordinarietà. L'assessore faceva cenno alla delibera approvata ieri, quindi recentissima, che non rientra nel primo pacchetto ma va ulteriormente ad integrarlo. Anche questo è la logica per la quale evitare di pubblicare ulteriori avvisi in questo momento, che richiedono tempo e quindi non consentono di erogare immediatamente risorse agli operatori, ma di scorrere le graduatorie di bandi e procedure già attivate. Da questo punto di vista, come noto, la Puglia Film Fund, che è il principale strumento finanziario attraverso il quale questa regione ha attratto e attrae produzioni cinematografiche importanti, era stato lanciato qualche mese fa, Film Fund della dotazione di 5 milioni di euro, che è andato rapidamente esaurito, e quindi con la delibera di ieri è stata integrata la dotazione con ulteriori 5 milioni che consentono di scorrere integralmente la dotazione. Questo sarà oggetto di specifico comunicato stampa da parte della Puglia Film Commission, che come Puglia Promozione sta gestendo direttamente questi aiuti alle imprese. Quindi in questo momento gli enti partecipati regionali, secondo un preciso indirizzo dell'assessore, stanno gestendo direttamente, senza sovrapposizioni con il Dipartimento, quindi semplificando ulteriormente le procedure, anche aiuti alle imprese, oltre allo svolgimento delle attività core di competenza, la promozione turistica, piuttosto che il sostegno al sistema cinema e audiovisivo territoriale. In questo senso è importante anche una delibera che può apparire secondaria, invece è significativa. È significativa per il nominativo che è stato prescelto, mi riferisco all'Osservatorio regionale dello spettacolo dal vivo, previsto dall'articolo 6 della legge 6/2004, la legge sulla cultura e lo spettacolo dal vivo. L'Osservatorio è un organo importante che non ha soltanto la funzione di monitorare l'avanzamento degli investimenti regionali, ma anche quello di fornire indicazioni in merito alla programmazione delle attività sullo spettacolo dal vivo. Quindi un nuovo osservatorio, insediato con i componenti previsti dalla legge, tra i quali sono stati designati per l'ANCI Puglia, l'Associazione dei Comuni, Saverio Catacchio, per l'UPI, l'Associazione delle Province Pugliesi, Francesco Giuseppe Susca, il segretario generale della città metropolitana, per l'AGIS Puglia, il presidente AGIS Puglia Basilicata, Giulio Di Leonardo, Oronzo Moraglia, rappresentante della CISL e in rappresentanza di tutte le forze sindacali, e su indicazione della giunta dell'assessore Brai, a presiedere l'osservatorio è stato individuato Ernesto Assante, che evidentemente non ha bisogno di presentazioni, che ha già a lungo collaborato con la Regione Puglia su tutte le attività di sostegno al sistema musicale, mi riferisco a Puglia Sounds, e che oggi in qualche modo avrà il compito di accompagnarci verso il rilancio del sistema dello spettacolo dal vivo e delle attività culturali. Last but not least, proprio ieri la Giunta ha dato un ulteriore seguito al processo di riforma di Puglia Promozione, che come detto ha visto come primo passaggio la nomina del commissario straordinario, l'avvocato Grelle, che ha il mandato specifico della Giunta di ridefinire la mission di Puglia Promozione in modo da rendere l'agenzia più funzionale
alle nuove sfide che il mondo post-pandemico, il mondo turistico, il mondo del turismo post-pandemico ci porrà innanzi. Il commissario sta lavorando in questa direzione e siccome l'incarico è un incarico ben delimitato nel tempo, per evitare poi soluzioni di continuità tra cessazione della struttura commissariale e la trasformazione dell'agenzia, la Giunta ha approvato l'iter per bandire l'avviso per la nomina del direttore, del nuovo direttore generale di Puglia Promozione, che ai sensi di legge avverrà naturalmente sulla base di un bando pubblico che verrà pubblicato nei prossimi giorni sulla base degli indirizzi regionali, che nel rispetto delle previsioni normative regionali che istituiscono Puglia Promozione intende individuare una figura con caratteristiche manageriali oltre che di esperienza nei settori del turismo, della valorizzazione del territorio e della promozione delle eccellenze territoriali, perché sarà questa la vocazione futura che a Puglia Promozione sarà attribuita. Tutto questo con l'obiettivo di accompagnare la ripartenza attraverso una programmazione esecutiva su cui Puglia Promozione evidentemente non si è fermata, perché abbiamo citato sino ad ora risorse legate ai sostegni, ma come noto Puglia Promozione è destinataria di una dotazione a valere sull'azione 6.8 del PortFest Puglia 14-20 che abbiamo gelosamente custodito anche in ragione della crisi 2020, che ammonta a circa 15 milioni di euro di risorse aggiuntive, rispetto alle quali l'assessore intende istituire nei prossimi giorni, stiamo già concordando credo lunedì della prossima settimana, un tavolo permanente per la ripartenza con gli operatori del turismo rispetto a queste dotazioni e a queste azioni, ma altrettanto accadrà con gli operatori della cultura anche in ragione dell'avvio del nuovo ciclo di programmazione 21-27 che riguarderà questa volta non soltanto il PortFest FSE FSC, ma anche il Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza che andrà declinato sul territorio in relazione alle emergenze e alle esigenze di rilancio, ripartenza e resilienza della Regione Puglia. Io se l'avrei finito. No, io volevo soltanto concludere ringraziando Aldo Patruno e Renato Grell per il lavoro che si sta facendo. Mi sembra che la disamina che ha fatto Aldo Patruno dia idea non solo di come i provvedimenti vogliano incidere nella ripartenza e nella tutela della complessità del mondo culturale della nostra regione. Con loro mi permetto di ringraziare tutti i colleghi dell'assessorato dell'Agenzia Puglia Promozione, del Teatro Pubblico Pugliese e della Puglia Film Commission, perché mi sembra che si stia interpretando nel modo migliore appunto questo momento di difficoltà, di emergenza che indubbiamente hanno vissuto da una parte le imprese, ma anche tutti coloro che sono impegnati, e in questo davvero è un grande orgoglio rappresentarli, il mondo della cultura pugliese, ma anche con l'idea di dare, come dire, io credo che questi provvedimenti su cui Aldo Patruno si sia soffermato, di semplificazione, che vengono dal nostro assessorato, mi rende particolarmente orgoglioso, perché credo che avremo sempre più bisogno di lavorare per una semplificazione che metta tutti coloro che operano nel settore del turismo e della cultura in grado di poter in qualche modo mostrare le loro competenze, la loro forza creativa e non in qualche modo essere bloccati in questo loro percorso da delle norme, delle procedure che a volte si dimostravano davvero poco amichevoli. In questo sono primi passi, ma importanti, c'è una continuità di lavoro e questo ci tengo a ringraziare il commissario di Puglia Promozione. Abbiamo portato, come dire, a compimento quello che era un necessario provvedimento nei confronti della cultura e del turismo che Aldo Patruno ha mostrato nella sua valenza e nella sua in qualche modo anche portata. A questo ci tengo a dire e a ringraziare anche qui tutti i colleghi di lavoro per un provvedimento che la nostra regione ha adottato. Non sono molte le regioni che hanno avvertito questa sensibilità nei confronti dei lavoratori dello spettacolo col provvedimento Start Spettacolo, che viene incontro, come dire, a tutta una serie di lavoratori che in qualche misura hanno un impegno nel mondo della cultura in maniera non stabile,
ma che in qualche misura dimostrano tutta la loro passione, la loro capacità creativa e che in qualche modo a cui noi dovevamo sicuramente un'attenzione. Quindi ringrazio anch'io tutti voi per aver voluto seguire questa che è stata una scelta di trasmettere in diretta questo nostro lavoro che si va costruendo giorno per giorno, apprezzando, e questo davvero lo devo molto alla struttura, come dire, un lavoro che dovrà essere sempre di più corale, cercando di raggiungere insieme alcuni obiettivi che andremo sempre di più a mettere a fuoco grazie proprio a questo lavoro di insieme con le parti sociali e con chi è impegnato ogni giorno nelle differenti strutture di questo assessorato.